mai fatto, ho raramente delle poesie di occasione, non sono uno scrittore versatile in questo senso. Noi grombeng a niente. Noi grombeng a niente. Ne piace stare a ballare, chi che va via lontano. Vede la slusen che sostusa, la scur che smarisse, la massa di neve che si sdefa. Scortare le foglie che cai, al bulicamento del fuoco di andare, al fisar l'on dei botti, tutto quel che si rende il tas da una parte. Come che per una fiantigola che non la si fa più luz e la scampa, se che va a drivo alla fine al scur, così parole finché il sole anche porta via l'ultimo ciaro, il vento l'ultimo sospiro, se vuol star con le pire cete di quei che gli è dati una volta per tutte. Non glielo venga a niente, né per stare a guardare chi che va via lontano. Il tuo rapporto, ad esempio, anche con la fede, con la lettura, che lettura daresti? Sì, allora, io ritorno su un momento, sulla cribia della nominazione. Ecco, quando io ho scritto quel libro, è una cosa che ho detto ancora e quindi qualcuno di voi l'avrà sentita. Io mi ero presupposto di salvare un mondo e quindi per questo c'è anche questa ostinazione, cioè questo raspare come di animale, l'ho detto una volta Zanzò, scritto. E questo, io facevo un tentativo di poesia, però non ero sicuro che ne scaturisse poesia, non aspettavo a me a dirlo, anzi avevo un grande complesso, però alla fine dicevo, anche perché lì c'è stata la mia pedanteria nei segni diacritici, alla fine salverò una lingua. D'altro canto, se volevo salvare un mondo, non potevo salvarlo non usando quella lingua, perché la lingua è un ingrediente fondamentale del mondo ed era basilare, trattandosi di un tentativo di poesia, il significante di poesia è la lingua, sarebbe stato assurdo perché si è fatto un'operazione di salvataggio sacrificando la lingua, trattandosi poi di poesia sarebbe stato addirittura blasfemo. E quindi per quello, quelle sequenze che poi tu hai individuato bitmaniane, avevano sì questo specime in alto, però erano nate anche da un fatto di necessità. Poi c'era appunto il problema della significazione, perché il dialetto è presente, soprattutto il mio, che è uno marginale, periferico, è questo te completamente vivo privo di termini astratti. E quindi lì era gioco forza o sacrificare certi intendimenti espressivi oppure surrogarli con delle espressioni collaterali che erano di solito perifrasi, similitudini e con meno legittimità metafore, perché i proverbi sono pieni di similitudine, è proprio il canone, dire le fa, le come, così. E ci sono anche metafore, ma sono un po' nei proverbi più arditi, ci sono anche proverbi indovinello per correlazione, dovrei trovare il denominatore comune. Quindi tante volte io, se non ho sacrificato una volontà espressiva, ho cercato di surrogare quello che in italiano sarebbe venuto diversamente con un aggiramento, con una perifrasi e quindi in forma allusiva. E siccome la poesia è anche l'arte di dire non dicendo, di non dire dicendo, può anche darsi che di necessità abbia fatto virtù, che non sia neanche stato tutto merito mio, ma che sia stato frutto di questo tentativo di essere fedele al dialetto, al parlato, come era parlato. Poi per quanto riguarda le sonorità c'è tutto un altro discorso da fare, perché viene spesso detto dai critici che non sono specialisti di un determinato dialetto che il dialetto lascia la possibilità di sperimentare dei percorsi fonico-ritmici che sono inusitati e quindi diventa una specie di riserva privilegiata, però questo non è stato
una scelta così strumentale per me, semmai è venuta di conserva, perché dovevo usare quella lingua. D'altro quando, per quanto attiene ai fenomeni fonico-ritmici, se un critico non è importante di quel dialetto, si stizzisce, perché non capirà mai quanto quella soluzione magari avvolgente sia frutto della paura di quel poeta e non sia invece una peculiarità del dialetto, e questo tante volte fa stizzire e anche impazzire i critici. Quindi è tutto così un campo un po' mobile, insomma, anche l'interpretazione. Poi sotto c'è la spinta irrazionale di cui a cui hai fatto accenno anche tu. E poi, per quanto riguarda sì, l'input religioso, quello c'è di sicuro. Io non sono un praticante, vado a tutti i funerali e così, però ho avuto un'educazione cattolica compatta, perché all'asilo ho avuto le suore della misericordia, alla scuola pubblica c'erano pure le suore della misericordia, quindi 5 anni lì, e poi mia nonna era vedova di Caporetto e ho visto poi su un opuscolo della parrocchia, che è stata 20 anni presidente delle Madri Cristiane, siccome mi ha allevato lei più o meno, io ho avuto aiuto di tutti, però io non posso più capacitarmi, penso che i grossi sensi di colpa che ho su tutto sono un retaggio, questo so, di quella educazione, però non posso essere psichiatra di me stesso a quel punto.